Eccoci qua con un nuovo video e siamo qua per farvi vedere le cosine che abbiamo comprato, che siamo andati al... Che stai combinando? Sgrudo il naso. Dove grattare? Grattoio. Aspetta, quella la strega. Siamo andati al Carrefour e siamo andati là in missione Inci, abbiamo fatto il videovlog. Tanti di voi ci hanno anche incontrato mentre stavamo là sul mercato. Vi mandiamo tanti baci, salutiamo voi che ci avete fermato, in particolare un ragazzo troppo carino che stava andando alla sua fidanzata. Non mi ricordo il nome, mannaggia, la fidanzata. Comunque ti mando un bacio grande, e lui si è fatto anche una foto assieme a noi, perché la ragazza dice che guarda sempre i video, però in quel momento non c'era, quindi vabbè, le mandiamo un bacio grande. E comunque siamo qua a far vedere le cosine che abbiamo comprato, anche un po' a malincuore, perché vabbè, sapete nel vlog cosa è successo, nel videovlog un po' increscioso, però vabbè, noi siamo amanti del bio per amore e del rischio, esatto, e del rischio soprattutto, per amore del bio siamo qua e vi faccio vedere queste cose che abbiamo comprato, come al solito, come nostri soldini, ci teniamo a specificarlo, non per voi dolcissime ragazze che ci seguite, ma magari per qualche malelingua che può pensare che ci sono degli interessi delle aziende. Lo facciamo solo per condividere con voi, magari chi fa la spesa vuole trovare una cosa non per forza bio, ma con ingredienti buoni. Esatto, noi non è che compriamo solo cose bio, ma compriamo prodotti che hanno ingredienti buoni, perché per stare in forma e per stare in salute è sempre importantissimo leggere le etichette dei prodotti e comprare, sapere cosa si sta mangiando, un po' come i cosmetici, no? Quello che vi diciamo sempre. E intanto apprezzate questi video, vi ringraziamo tantissimo, quindi li facciamo con tanto piacere. Allora, abbiamo comprato le nostre amate fette biscottate, che sono quelle che vi abbiamo fatto vedere nel video delle fette biscottate nostre preferite. Abbiamo fatto anche una merenda sul nostro secondo canale. Queste, quindi, noi diciamo che si trovano al discount MD, invece si trovano, come vedete, invece tutti si trovano, queste qua si trovano al Carrefour, un po' dappertutto, sì. Di questa marca Vivi Bio, che è veramente fantastica, e sono fatte di farina di farro, non hanno olio di palma, cosa importantissima. Poi abbiamo preso l'olio extravergine di oliva biologico, è buono questo qui. Diciamo che questa marca Carrefour Bio è buona, perché comunque i prezzi non sono esagerati, sì, sono buoni. Noi questo olio spesso lo compriamo, molto leggero, ha un buon sapore, è buono veramente. E poi abbiamo comprato alcune di queste cose. Adesso questo è solo scatola, perché le altre cose abbiamo mangiato. Sì, queste le abbiamo mangiate, sono buone. Abbiamo comprato queste burger queste sono di spinaci e tofu 100% vegetale, e a differenza di alcune, se non mi sbaglio, tipo della Valsoia, non mi ricordo, siamo spostate. C'è un po' di fumo, no? Vabbè. Non mi sbaglio, quelle della Varsoia hanno l'olio di palma. Queste invece no, sono fatte bene, sono completamente vegan. Sapete che noi le facciamo in casa molto spesso, polpette, hamburger, però la velocità, quando non si ha tempo, ecco così, allora si fa in fretta. Ho comprato questi qua, sono i fiocchi di... c'è lo scotch, non so perché. Comunque sono fiocchi di avena integrali. Questi sono per esempio una mia grande passione, un mio must have assoluto che io compro sempre. E in particolare questi di questa marca costano poco, e che vi ripeto abbiamo comprato a Carrefour, ma si trovano anche altrove, questa marca Vivi Bio, e sono ottimi perché ci faccio, sapere, le mie colazioni sane, di cui ho fatto tanti video. Questo ho preso io. Ma che sono bigliettini? Questi sono due bigliettini promemoria. Bigliettini per scotch sulle cose. Non li buttare, c'era scritto una cosa importante. Che cosa? C'era scritto, oddio, il latte no. Perché è vero, perché il latte è questa cosa, del marchio. Volevo dire, latte del marchio Carrefour non l'abbiamo comprato perché aveva zucchero. Come sapete, noi tendiamo a prendere latte di cocco, latte di soia, latte di mandorla senza zuccheri aggiunti, perché lo vogliamo leggero, magari naturale. C'è il succo d'uva, altre cose. Esatto, non è bene mangiare tutto questo zucchero quando non serve, insomma, sono già bevande dolcificate naturalmente, quindi non l'abbiamo preso. Lo yogurt invece ce lo siamo magnato, questo volevo dire, però insomma l'abbiamo comprato, sia quello marchio Carrefour sia altri. Sono andate buoni a vedere comunque nel videovlog, perché là le abbiamo mostrate, sono tutti ottimi. Comunque io ho preso questa, la spremuta d'arance rosse. È buona, perché 100% buona. Arance rosse, non c'è zucchero, non c'è acqua, nulla. È ottima, quindi se non avete la possibilità di farvi la spremuta d'arance, che ovviamente è sempre meglio. A differenza dei succhi di frutta, che sono praticamente solo zucchero e acqua. Queste qua sono naturali, perché è frutta. Poi una bella scoperta, che so tantissimo che vi piacerà, è questa
questa qua, ragazze. Allora io ho deciso di guardarmi tutti i cereali là sul banco e di trovare qualcosa di buono, perché non è possibile che tutti i cereali contengono di palma, che tutti i cereali contengono schifezze. Ho trovato questi qua, che è veramente stata un'eccezione tra mille schifezze, di questa marca che è Kellogg's. E ho comprato questi qua, che sono All Brand Choco, e sono anche buoni. Praticamente la cosa bella è che sono integrali, ricco di fibre, sono integrali, sono abbastanza leggeri. Ovviamente non sono dietetici, però comunque sono sani e non sono neanche una cosa troppo calorica. E anche come ingredienti, come profilo nutrizionale, è molto molto buono, perché sono fatti interamente da frumento integrale, e poi c'è il cacao, non c'è burro, non c'è, sono anche vegani, sì, penso di sì, quindi sono ottimi. È stata una bella scoperta. Ne sono pure buoni, quello è bello. Sono praticamente fatti così, ve li faccio vedere, cicciottini così, e sono praticamente belli croccantosi. Pure io lo voglio. Integrali. Però c'è questo sottotono di cacao, molto molto buono. Un bel pugnetto ogni mattina, e vi assicura, sicura, un corretto transito intestinale, insomma. Poi sono pure buoni. Poi, argomento gallette, perché le gallette io le amo, noi le amiamo, le mangiamo tantissimo, però molto spesso anche le gallette hanno delle schifezzine. Queste invece sono buone, marchio Vivi Bio, abbiamo comprato sia quelle a mais, che come vedete teniamo ben chiuse, proprio perché queste qua subito perdono la croccantezza, una cosa tremenda. Quindi noi abbiamo... Poi abbiamo preso queste sono di avena invece, sono della marca Fiorentini Bio. La marca Fiorentini Bio si trova in vari ipermercati, sì, sì. Ce l'hanno detto proprio le ragazze. Queste sono di avena. Sono buone, ragazze, sono leggerissime e proprio croccanti. Avena e riso, sono buone. Tra le due, queste mi sembrano un po' i popcorn. Sì, queste invece sono più delicate. Più delicate. Sì, sono un po'. Forse più queste mantengono meglio la croccantezza. Sì, quelle queste sono. Queste di mais, cioè lo togli dal pacco, diciamo. Ce lo devi mangiare subito, sennò diventano un po', non so, siriticci, si dice. Questo è bellissimo, perché questi qua li abbiamo comprati, se avete visto sempre il video vlog, cioè li siamo mangiati come spuntino in macchina, praticamente sono piaciuti tanto. Sono delle focaccine di mais integrale che non sono fritte. Allora, se avete voglia, non so, di patatina, di qualche cosa schifezzosa, questa è molto buona, però non è fritta e non contiene schifezze, e sono veramente veramente sempre buone. Sembrano dei popcorn. Mangiamoci uno pure questo. Dobbiamo mangiare praticamente questo video. Vabbè, mi sacrifico. No, sai perché? Perché è l'ora della merenda e io, come sai, c'ho un buco allo stomaco quando è l'ora della merenda. Quindi iniziamo a farla merenda. Comunque sono ancora croccanti. Ancora croccanti? Mi sembrano proprio i puff. I puff. I popcorn, i puff. Però sono naturali. Sono un sacco di tisane. Abbiamo comprato queste due, sono due novità. Che Yogi-T. Questa è digestiva. Sì, pare la marca Yogi-T, insomma, che è una marca che io di solito prendo al negozio bio online. Sì, non si trova nei supermercati. Invece questa si è trovata. Comunque cardamomo, finocchio. Diciamo, ha delle funzioni molto digestive, sì. È buona, dai. Digestive di insomma. Sera insomma, se vi sentite un po' gonfie, sono molto molto buone. Poi abbiamo trovato questa linea Silhouette, questa già l'abbiamo provata, perché noi di solito compriamo ventre piatto ed è buonissima, e invece anche quella Silhouette è buona, sì, ragazze. Perché questa praticamente in più c'ha ciliegio, rosa e matè, quindi ha un sapore un po' fruttato. Buona. Buonissimo. Poi abbiamo preso i nostri amati, come sapete questi qua sono... No, questi sono miei, ragazze, questi praticamente... Non lo so, io li adoro, sono i miei biscotti preferiti. Cioè, se c'avevo un brillante in mano, me lo strappavano così. Questi sono i miei preferiti. Appena li ho visti, ho detto no, devono essere miei, perché è difficile trovarli. Invece l'ho trovati qui, quindi sì, li ho voluti. Questi sono di Camut e gocce di cioccolato. Sono che i più buoni. Li vende pure a volte altri ipermercati, sì, comunque la marca Arcinero. Sì, sì, sì. E poi ce ne sono tanti buoni, sì, di Arcinero. Però questi biscotti sono i migliori, ragazzi. Per me, non lo so, no, per voi per me sono. A me piacciono questi, anche quelli tutti al cacao. Ah, sì, sì, quelli però tutti al cacao. Però questi qua con le gocce di cioccolato sono buonissimi. Sì, sono e ricordiamo sta cosa, che questi sono biscotti che non hanno olio di palma, ma sono fatti solo con olio d'oliva. E poi non hanno zucchero, zucchero hanno di canna integrale. Sì, sono veramente, hanno un profilo nutrizionale ottimo. Sono davvero, davvero buoni. Sembrano quelli fatti in casa. Sì, sono buonissimi. Comunque, brava, ti stai imparando. Mi hai strappato pure delle cose. Hai visto? Mano. La Lino super al maestro. Mettete mi piace per Nancy che strappa le cose di mano a Carlita. Avete visto che bello?
Poi abbiamo comprato i miei amati legumi. È vero, Nancy? Devo farti tanti legumi, che li facciamo all'insalata, li facciamo con la pasta, li facciamo a zuppa, lenticchie, piselli. Mia mamma anche compra molto questi di Carrefour. Compra lenticchie, fagioli, ceci, sono piselli. Sono molto molto buoni questi qua e non costano molto. Difatti, vi ripeto, anche mia mamma li compra spesso. Sono molto molto buoni e sono completamente biologici. Abbiamo comprato la pasta, ovviamente. Anche questa, la pasta sì, è bio. Sì, spaghetti integrali, questi sono buonissimi, ragazze. Sono veramente veramente buoni. Mantengono la cottura, sono al dente, ci piacciono. Con un po' di pomodoro fresco, con un po' di pesto. Oddio. Vabbè, come Vabbè, volete voi. Comunque la pasta integrale sapete che è molto molto sana. Poi abbiamo comprato anche la quinoa, che ci piace tantissimo. Vi abbiamo fatto le ricette sul nostro secondo canale. Abbiamo fatto le polpettine. La quinoa alla carrita dolce, non so se ve la ricordate. Quella buonissima. È buonissima. E a noi ci piace tanto questa, sempre Vivi Bio. Sto Vivi Bio fa cose carine che non costano molto, sì, si trova un po' dappertutto. Sì, comunque vi vogliamo fare anche altre ricette con la quinoa. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al nostro secondo canale. E la crusca di avena assieme ai fiocchi di avena mitica. È un mio must have perché mi faccio le mie colazioni, lo sapete, faccio il porridge, tante colazioni sane e leggere per mantenere la pancia piatta, anticellulite. Poi ho comprato un'altra cosa golosa, la cioccolata, appunto, la cioccolata. Il cioccolato fondente, che fa molto buonissimo. Bene, questo stranamente, sì, è sempre biologico. E praticamente questo c'ha solo zucchero di canna, non zucchero bianco, e cioccolato, cacao. Esatto, e poi che percentuale ha di cacao? 70%, quindi è abbastanza buono. E noi mangiamo tantissimo il cioccolato fondente, veramente io ogni giorno lo mangio perché nelle mie merende si sciolto, a me piace un sacco sciolto. È buonissimo ed è sano, quindi a differenza di tante creme al cioccolato spalmabili è qualcosa di molto sano, basta scioglierlo un pochino a bagnomaria ed è buonissimo. Anche su una fetta di pane, insomma, quello che volete voi. Tenete i semini che io amo tanto. I semi di chia, vedete che i semi di chia si trovano ovunque. Che come sapete sono veramente ricchi di tanti minerali, sono anche ricchi di proteine e sono veramente ottimi. Noi li mangiamo tanto nelle merende, nelle insalate, vabbè, lo sapete che li adoriamo. E questa, ma questi non sono semi e semini, questo è quinoa, no, con, quinoa cereali. Con cereali. È una zuppa già pronta di quinoa con cereali. Sì, ho preso le mandorle. Ma anche gli anacardi non le hai prese stavolta? No, ragazza, perché ho preso le mandorle? Perché gli anacardi non c'erano. Ho guardato tutti i scaffali del supermercato. Perché non ci sono gli anacardi? Perché l'avete fatto? Non ce la faccio. Li metterò nella lista nera dei supermercati. Perché non avete gli anacardi? Non è possibile. Noci, nocciole, mandorle, non gli anacardi. Ma non è possibile. Sì, sì, vabbè. Lista nera. Vabbè, quindi però ho trovato le mandorle, mi sono contenta dalle mandorle. Pure sono buone, però. Vabbè, se non le vuoi me le mangio io. Non sono bio. Wow. Però sono buone, ci piacciono e hanno comunque buoni ingredienti, perché ovviamente sono delle pepite di cioccolato. Pepite, già la parola pepita. Ma poi cioccolato. Cioccolato. Pepita, poi cioccolato, cioccolato. Sono fatte con cacao e c'è anche un po' di zucchero, però è poco. E burro di cacao. E sono buone, secondo me, per farci, tipo le puoi mettere, non so, nei biscotti se li fai in casa. Anche nel latte, tipo anche zuppetta. Nel latte, nello yogurt. E sono delle pepite, cioè tipo delle gocce, però. Sì, dai, ci dobbiamo sacrificare comunque. Qua non c'è latte, non c'è nulla di dannoso. Solo una, ragazzi, me ne è andato. Cioè. Io mi faccio giudicare con una sola, vabbè. Buono. Altre due. Buona. Allora devo provarle, o fare nei una biscotti. Bella. Se fai biscotti dell'arce nero, ci metti dentro queste. Biscotti. Oppure devo provarle nello yogurt, in tutte le mie merende che faccio. Che vi ripeto, noi adoriamo il cioccolato. Si è capito, penso. Si è capito. Quindi questo è tutto, ragazze. Vi diamo appuntamento alla prossima missione Inci sul nostro secondo canale. Diteci dove volete che noi andiamo. Quali suoi mercati? Siamo già andati da tante parti, abbiamo fatto tanti video, però veramente vogliamo andare in altri mercati, quindi fateci sapere se voi comprate queste cose. Se avete trovato altri prodotti comunque buoni, senza olio di palma, senza zucchero. Ragazze, questa cosa si sta diffondendo tantissimo. Il bio anche nell'alimentazione e non solo nei supermercati bio. Comunque nei già supermercati, si vedono. Quindi costano poco queste cose. Sì. Non poco, però insomma si stanno abbassando stanno i prezzi. Abbassando. Sapete che noi veramente da tanto quando poi facciamo questi video proprio per diffondere, far sì che i prezzi si abbassino, diventi una cosa di uso comune. E non solo l'amore per il biologico, ma proprio per il cibo sano.
italiano naturale. È per l'attenzione alle etichette, perché non ci facciamo fregare sì. più. Dobbiamo guardare cosa mangiamo, non cosa mangiamo, oltre a cosa ci spalmiamo, tutto, siamo attenti, vogliamo spendere bene i nostri soldi. Speriamo questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto, mettete piace. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale e vi mandiamo un bacio grande. Ciao! Ciao.